Siamo all'Etexpo con il presidente di ANAS, Edoardo Valente, a conclusione della prima mattina di incontri. Presidente, quali sono state le sue impressioni? Ma impressioni assolutamente positive, devo dire, sono contento di essere venuto, ho accolto con grande piacere l'invito di Alice, una manifestazione che almeno dalle prime impressioni di stamattina coglie sicuramente tutta una serie di aspetti legati all'intermodalità del trasporto. ANAS ovviamente in questo ha un ruolo importante, nei programmi dei prossimi anni c'è lo sviluppo e anche la manutenzione della rete stradale, ovviamente abbiamo un occhio particolare proprio anche a questi aspetti della intermodalità, dell'interconnessione con i porti, con gli aeroporti, quindi nei piani di sviluppo dei prossimi anni c'è sicuramente un occhio attento su questo tema. Certo, le infrastrutture sono al centro del PNRR, quali sono, alla luce anche del conflitto ucraino, russo-ucraino, quali sono le sue input in merito? Ma noi stiamo, come dire, proseguendo il nostro piano di sviluppo e di definizione di quelle che saranno le attività con i fondi a disposizione, che sono consistenti per stabilire quello che dovremo fare nei prossimi 3 anni. Certamente la vicenda dell'Ucraina aggrava una serie di aspetti legati ai costi di cui si dovrà tenere conto, a questo riguarderà un po' l'evoluzione anche di quello che sta succedendo in queste ore, in questi giorni. Grazie.